10 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per il progetto pilota che mira ad accompagnare gli ex Ilva in amministrazione straordinaria. Si tratta di un'integrazione che si affianca all'indennità, alla cassa integrazione, non che la sostituisce. Sì, si tratta di un'indennità che integra la cassa integrazione. Sì, loro praticamente hanno inserito questo pacchetto di 10 milioni di euro all'interno del PNRR, quindi aspettano l'autorizzazione degli enti nazionali e dopodiché a 10 giorni ci convocheranno per discutere questioni tecniche. Su questo ci hanno anticipato alcune cose come la percentuale che i lavoratori dovrebbero prendere su base economica, quindi l'indennità. Su questo abbiamo chiesto l'apertura di una discussione perché vogliamo, come dire, seguire in maniera capillare e far sì che questo progetto non solo parta il prima possibile, ma sia, come dire, anche soddisfacente non solo per chi, i comuni, usufruiranno di questo progetto, ma anche per i lavoratori che poi alla fine, come dire, saranno impiegati e avranno anche la possibilità di ricevere un'indennità in cambio dell'attività che svolgeranno. Non solo i comuni ma anche i privati potranno usufruire di questa forza lavoro, è così? Allora, nel progetto di pilota della Regione c'è questa idea, io gli ho detto discutiamo nei particolari, mettiamoci d'accordo, disegniamo insieme, come dire, i criteri e dopodiché vediamo. Io sono scettico, io sarei per partire, come dire, con tutti i comuni della provincia regionale, quindi non solo limitandolo al comune di Taranto, e vedere nei primi mesi come va. Poi magari non è escluso l'allargamento anche a privati di questa possibilità. Altre due questioni nel confronto con Leo Caroli, Sanità Service e Mensa Ospedaliere. Sanità Service è grida vendetta la questione dei 50 precari, abbiamo detto che un atteggiamento contraddittorio al 100% all'interno della stessa Regione Puglia, dappertutto si è trovata la soluzione per stabilizzarli, a Taranto invece usati e buttati via. Anche lì abbiamo detto aprite una discussione vera, trovate una soluzione perché questi ragazzi non meritano di essere usati e buttati come un oggetto, tra l'altro è la gente che è stata in corsia nel momento in cui tanti avevano paura e si rifugiavano nei momenti in cui il Covid aggrediva diciamo, soprattutto gli ambienti ospedalieri. Poi c'è la questione delle mense, anche su questo abbiamo chiesto garanzie per i lavoratori perché quel bando regionale, come dire, non garantisce i posti di lavoro, quindi abbiamo detto apriamo una discussione, che ci sia un tavolo tecnico permanente perché i lavoratori hanno il diritto non solo di conservare, come dire, lo status quo acquisito ma anche di avere una prospettiva futuro, ma anche su questo ci hanno dato parere favorevole. Adesso vediamo, come dire, nelle prossime settimane se saranno conseguenziali con quello che hanno dichiarato oggi. Passi in avanti, sì, si sono registrati in questo confronto con il presidente della task force Leo Caroli. Sì, il presidente della task force Leo Caroli ha dato buone prospettive, che questo famoso progetto pilota deve partire da Taranto per i lavoratori ex Ilva, è una nuova conquista, sperando che nell'arco dei prossimi 3 mesi questo progetto possa partire per i lavoratori ex Ilva.